Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. Oh la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo la Madonna, mi hai fatto morire. Poi ci penso su. Perché mi sento giù, forse perché non lavoro quasi mai. Solamente sì, deve essere così, è che mi manco ogni giorno un po' di più. Ma la verità, bisogna ammetterla, è già. Che chi mi manca sei tu, che chi mi manca sei tu. Per non pensarti più, mi guardo un film a tu, che cosa fai? Persino dentro la TV. Sai, non pensavo che nel mezzo del Far West t'avrei incontrata. Anche vestita da cowboy. Ma lo sceriffo no, non ucciderlo no, che è già ferito anche me, che è già ferito anche me. E poi ad un tratto dallo schermo cadi giù. Buongiorno a tutti amici di Radio Carro, benvenuti martedì 21 dicembre 2021. Allora ci siamo ragazzi, ci siamo. Oggi è il giro di boa, oggi è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Da domani notte in poi le giornate cominceranno lentamente, poi su questa parola, sul fatto che lentamente si può discutere, però insomma ragazzi, cominciano lentamente ad aumentare le ore di luce, da prima a minuti e poi diventeranno ore chiaramente. È tipico di quando capita il solstizio, praticamente il tempo è grosso modo, almeno per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda qua nella regione dove abito, dove sto registrando, un tempo praticamente sereno, costante, con un'alta pressione molto molto imponente, un'alta pressione veramente molto forte che provoca purtroppo mal di testa, vi dico la verità, e temperature ragazzi pazzesche, perché io in questo momento sto guidando e fa meno 8 gradi. Stamattina quando sono uscito di casa la macchina era praticamente un blocco di ghiaccio, ci ho messo quasi 5 o 6 minuti per togliere un poco di ghiaccio ed piano piano partire. Da domani sinceramente non dico che faccio come i siberiani di Yaska, sinceramente questo chiaramente non lo farò, però penso che magari appena mi sveglio scendo giù e accendo il motore con calma, così lo riscaldo la macchina, riscaldo il tutto, sciolgo il ghiaccio, perché in fin dei conti tanto alla fine conviene ragazzi, conviene, perché non puoi partire col motore a meno 7, meno 8 gradi col motore molto freddo, troppo freddo. Non fa bene al motore, Over appunto lo sa. Over ci ha preparato un file di risposte, probabilmente non l'ho ancora ascoltato, sicuramente ci sarà anche la risposta alle mie domande che ho fatto ieri, ce l'andremo ad ascoltare nella seconda parte, anche se oggi comunque sia, personalmente non mi dilungherò tanto perché se, francamente c'è anche tanta nebbia, a parte il pericolo del ghiaccio e quant'altro, ma più che altro c'è la nebbia, c'è tanta nebbia. C'è un lato positivo però ragazzi, ieri ho cambiato le bare stabilizzatrici, perché ho cambiato i stabilizzatori praticamente della macchina, sono quelle barre che servono per tenere duro, diciamo, l'assetto della macchina, cioè la barra
stabilizzatrice, che è, diciamo, è orizzontale, che va appunto dalla ruota di destra alla ruota di sinistra, attaccata direttamente alle sospensioni. Stabilizzatrice fa in modo appunto di stabilizzare un po' il tutto. Il meccanico mi aveva detto che c'erano un po' allentate, c'era un po' di gioco in quei casi lì, anche perché poi sinceramente costano talmente poco. Senza stare a perdere tempo a cercare di riparare cose varie, prendi, cambi e via. Inoltre vi consiglio, in queste cose qua, se dovete fare cose simili, ragazzi, non state a guardare le 10, 15 o 20 euro che sia, insomma, prendete di una marca buona, di un prodotto buono, perché alla fine dei conti ne vale la pena. E non solo per la qualità, ma soprattutto per la durata. È inutile prendere una cosa che dopo magari poco tempo si rompe o comincia già ad allentarsi e a creare dei problemi. Anche perché purtroppo, ragazzi, non è che sia un grande lavoro, non è che sia un grande lavoro, però sai, lavorare fuori a meno 2 gradi come ho dovuto fare ieri, praticamente al buio e con tanto sporco in giro, sinceramente non è una cosa, non è particolarmente bello, però come dico, andava fatto, e quindi meglio che l'ho fatto io da solo, che non ho portato appunto la macchina, la mia Rambo mobile dal meccanico. Devo dire che il lavoro è venuto abbastanza bene, ragazzi. Allora, sul fronte calcistico c'è poco da dire, se non qualche che bella Volpe, ragazzi, bella Volpe attraversato appena adesso la Rambo mobile. Allora, dicevamo, non è che ci sono calcisticamente tante novità. Comincia a parlarsi del calciomercato, si parla di quest'Inter eccezionale e quant'altro. Invece, ragazzi, ci sono due buone notizie. Ci sono veramente due buone notizie, secondo me. Perché, allora, non sono andato ad approfondire con tanta esattezza, perché ieri sera sono stato impegnato sinceramente un po' a parlare sempre con mio fratello. Come sapete, sono giorni difficili per lui, giorni di organizzazione, eccetera, e quindi alle volte magari ci chiamiamo ogni 2 o 3 giorni, e magari a volte le chiamate appunto diventano abbastanza lunghe e impegnative. Motivo per il quale non sono andato ad approfondire proprio nella maniera ben specifica, però ragazzi, la notizia è sicuramente confermata ed è una buona notizia. Allora, le buone notizie sono due, cominciamo dalla prima. Dopo magari le andremo a commentare. La prima è che a gennaio sarà messa in commercio questa nuova pillola della Merkel. Attenzione, non stiamo parlando dell'ex cancelliera, eh? È una pillola anticovid. Cosa vuol dire? Ecco, l'importante è che venga assolutamente fatta chiarezza su questo. Quando si parla della pillola anticovid, non vuol dire che uno si prende questa pillola e funga, diciamo, da vaccino, no? E uno dice, ok, io mi prendo sta pillola e non mi prendo il Covid. No, non funziona così. Però funziona in una maniera che è ancora migliore, se vogliamo, e costa anche poco questa pillola. Ovvero, se tu hai il Covid, sai di essere positivo, se agisci dentro i primi 5 giorni, diciamo che vieni, che ti accorgi di essere positivo, quindi ti prendi questa pillola, abbasserà di molto, del 70% circa, i sintomi del Covid. E che, ragazzi, è una cosa, a mio giudizio, molto molto importante. Molto molto importante, perché se tu ti prendi appunto la malattia, però i sintomi sono praticamente quasi azzerati, o perlomeno la senti e non la senti, ti passi un periodo a casa, esattamente come un'influenza qualsiasi, e passa la cosa. Inoltre, chiaramente, avere l'immunità da Covid è pur sempre meglio e soprattutto più durativo che non avere l'immunità dai vaccini, anche se poi sappiamo che il vaccino non ti fornisce l'immunità. Però con questo non vuol dire che adesso uno dice, ok, io non mi vaccino, chi se ne frega, tanto c'è la pillola. No, non sto dicendo questo, attenzione, sto soltanto dicendo che un'arma in più che abbiamo a disposizione per combattere la nostra guerra contro questo virus. Che sia vaccinato o che non sia vaccinato, se uno finisce in ospedale perché sta male, prima che ciò accada ti prendi questa pillola e i sintomi praticamente diminuiscono del 70%. È una buona notizia, ragazzi, inutile far finta di niente. Tra l'altro, ripeto, costa veramente veramente poco. Ne sono state comprate parecchie di questi medicinali.
io vi esorto ad così a pensarci su, ragazzi, a pensarci su, indipendentemente da come la si pensa, è un'ottima arma e io credo che è molto più probabile vedere una fine. Scusate, come sempre, la mattina presto, sono, ragazzi, sono le 4:15 e è più probabile vedere una fine in questo modo che non invece proseguendo con questa strada un po' scivolosa da cui stiamo tentando al momento. È vera messa adesso in mezzo gennaio, chiaramente sotto prescrizione medica, non penso che potremmo acquistarla liberamente, non penso neanche che sia il caso di acquistare e di tenerla in casa, almeno non lo so come decideranno di fare, come decideranno di muoversi, lo strato, dove le farmacie e quant'altro, staremo a vedere. Sicuramente è molto 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 indicativo, ragazzi. Seconda notizia, è ancora meglio, è ancora meglio, perché c'è una nuova ditta americana che ha fatto uscire, mamma mia ragazzi, scusate, mamma mia, quando comincio non la finisco più, ha fatto uscire una nuova forma di vaccino. Oddio, nuova è per modo di dire, perché in realtà è una vecchia forma di vaccino. È un nuovo, cioè è l'approccio esattamente come esisteva una volta, cioè si usa la tecnologia tipica di un tempo, praticamente quasi uguale, e quindi si usa in realtà un tipo di tecnica che è stata già testata, largamente testata, perché viene usata anche per fare altri vaccini. Il che cosa significa? Significa che quando si parla di danni a lungo termine, magari effetti collaterali a lungo termine, che attualmente non si conoscono, perché chiaramente il vaccino è stato creato l'anno scorso, di questa invece sì, di questa si sa tutto. Perché? Perché è praticamente la stessa tecnica con cui appunto oggi eseguiamo i vaccini. Quindi, in poche parole, quanto riguarda quegli indecisi, ovvero quelle persone che ancora non sono convinte di questi vaccini perché hanno paura, i danni a lungo termine non si conoscono, questo e quest'altro, ragazzi, non riesco a parlare, è una cosa incredibile. Allora, con questa, appunto, con tutta questa tecnica, diciamo, conosciuta, io penso che quelli, diciamo, gli indecisi, penso che adesso possono tranquillamente affidarsi. Perché? Perché praticamente si conosce tutto e si sa che grosso modo le reazioni, gli effetti collaterali sono molto molto quasi inesistenti, o perlomeno sono pochissimi, di questa nuova appunto forma di vaccinazione. Uscirà fuori anche questa tra poco, questa nuova forma riesce grosso modo ad essere abbastanza universale, da quello che dicono, quindi varianti o non varianti sembra che sia efficace praticamente con tutte le varianti, quelle che oggi, una volta pensate, una volta veniva chiamato il virus di Wuhan e poi la variante brasiliana, la variante inglese, oggi ragazzi vengono dati tutti questi nomi, e quindi si parla della variante alfa, variante beta, variante delta. Allora sembra che, a parte la Omicron, che questo deve ancora essere testato, vero, fatto appunto in questi giorni, ma per quanto riguarda tutte le varie varianti precedenti, offre una protezione costante, un po' ovunque, pressoché del 70%. Quanto duri, questo qui chiaramente ancora non lo sappiamo, dobbiamo ancora cominciare a somministrare le prime dosi, però è sicuramente una buona notizia, se non altro perché pensate, ragazzi, dover in un certo senso, no, a livello globale appoggiarsi a un'unica cosa è sempre sbagliato, anche se fondamentalmente è la migliore, anche se fondamentalmente è la più efficace. Mamma, cosa vi devo dire? Non si possa parlare, ragazzi, mi sa che andiamo avanti, avete pazienza, come ripeto sono 5, che vi devo dire,
E comunque, tornando a noi, sempre, sempre, sempre interrotti, alla fine dei conti, io credo che questa sia un'ottima notizia, veramente, veramente un'ottima notizia. Se non altro ci lascia una scelta, la scelta di poter dire cosa preferisci. Preferisco avere una cosa, diciamo, più classica, che viene oggi più usata e che poi soprattutto allorché accadesse qualche cosa di indesiderato, sicuramente siamo più pronti a sapere cosa fare. Allora, nei prossimi giorni cercherò di approfondire, di fare una ricerca, uno studio, e cerchiamo di capire dov'è la differenza tra i vaccini, quelli classici che usiamo adesso, quelli appunto a mRNA, e invece, diciamo, quelli più classici, vecchi, per così dire, e cerchiamo di capire un po' la differenza, punti di forza e quant'altro. Però sicuramente, ragazzi, è un'ottima notizia, io la trovo veramente una notizia straordinaria. Quindi cosa direte? A questo punto ormai è fatta, diciamo, la pandemia ormai si volge verso la fine. Un momento, ragazzi, io purtroppo ho una, come dire, io sono attraversato nelle ultime settimane, vi dico la verità, fondamentalmente da quando è uscita questa variante nuova, da una ventata di pessimismo, di tremendo pessimismo. Forse perché magari, che ne so, ci abbiamo fatto il calo, pensavamo di uscirne e poi di nuovo ci siamo dentro. Quindi in realtà non lo so quanto sia giustificata e non questa mia ondata, questo mio umore, insomma, nelle ultime settimane di pessimismo. Però ragazzi, io ho la sensazione che una volta che passeranno queste feste natalizie, la variante Omicron praticamente ci travolgerà in tutto e per tutto, ci travolgerà proprio portando dei contagi pazzeschi alle stelle, al di là dei casi ospedalizzati eccetera, questo poi dopo ce lo dirà il tempo, ma per il resto staremo a vedere quello che accadrà. Ma se ci fossero veramente tanti contagi, e torno a dirlo, è un fatto soprattutto matematico, io penso che gli stati debbano reagire. Reagiranno e reagiranno in un solo modo, reagiranno praticamente in una sola maniera. Ecco, io su questo mi posso immaginare, ragazzi, che verso la metà di gennaio di trovarci fondamentalmente tutti ancora una volta, intanto ho fatto passare una bicicletta, bravo che aveva le luci, bravo che aveva le luci. Questo, ragazzi, è una cosa, adesso apriamo una piccola parentesi di cui molti magari non ci pensano, soprattutto molti ragazzi. Quando è buio prendete delle lampadine, oggi praticamente vendono queste lampadine classiche a LED, anche molto luminose, che quindi vi aiutano anche nella guida. Vedete di comprare, ragazzi, perché se questo ciclista non aveva le luci, io probabilmente adesso, tra l'altro con la nebbia e temperatura, ripeto, di meno 8, non l'avrei visto. Probabilmente non l'avrei visto, e non so se gli sarei, o l'avrei visto all'ultimo momento, se gli sarei andato addosso. Per cui il fatto che aveva le luci ha fatto in modo per me di vederlo in anticipo, come una macchina qualsiasi. Quindi ricordatevelo sempre, se, lo ripeto, non è più oggi come le dinamo di una volta in cui la pedalata è molto più faticosa e quant'altro, la vendono ovunque, anche nei supermercati. Vi comprate un paio di lampadine, una la mettete di dietro e una la mettete davanti sul manubrio e siete a posto così. Per cui, almeno così la gente vi vede. Ok, tornando, diciamo, al nostro discorso, ragazzi, io ho l'impressione che verso appunto gennaio, febbraio staremo un po' tutti quanti, non dico nei guai, però insomma mi posso immaginare che i contagi appunto saliranno le stelle e quant'altro, anche perché durante il periodo natalizio, anche da parte della Pfizer, riuscire ad fornire la terza dose in tempi rapidi non è semplice, assolutamente non è semplice. Quindi questa, diciamo, che è un'opinione personale, diciamo che non un'opinione, è un umore personale che ho, però chiaramente non c'è niente di confermato, anzi ci auguriamo logicamente che non sia così, certamente. Però queste ultime due buone notizie, sinceramente, la creazione appunto di un farmaco che allieva i sintomi del Covid nel momento quando uno ha il Covid, quindi
in realtà non ti fa andare in ospedale, non ti fa star male e quindi ti salva anche da un'eventuale crisi respiratoria, magari anche un'eventuale crisi di morte. In più, e l'altra, questi vaccini più semplici, se vogliamo, no? Più tradizionali, più tranquilli, che magari possono decidere appunto gli indecisi, quelle persone che non sono ancora del tutto convinti che questo vaccino li possa aiutare, appunto, a vaccinarsi, insomma, decidere di vaccinarsi. Diciamo, ragazzi, che abbiamo una scelta, abbiamo fondamentalmente una scelta in più, perché, lo ripeto, è una grandiosa notizia, che potrebbe veramente farci vedere la luce in fondo al tunnel. Effettivamente. Ora, al di là di ogni cosa, ragazzi, domani vediamo di che cosa si parlerà e quant'altro. Mi piacerebbe, se non ce la facciamo magari nella giornata di domani o nei prossimi giorni, in ogni caso, di affrontare un discorso molto più sociologico con voi. Cioè, ragazzi, negli ultimi 2 anni il mondo è cambiato, noi lo sappiamo, sono successe tante cose. Ora, mi piacerebbe insieme a voi, forse magari lo faremo nel giro di 1, forse 2 giorni, magari forse in un'unica puntata non ci riusciamo, a mettere un po' su un piatto della bilancia e vedere quante cose, tutte queste cose, questi cambiamenti grandi che ci sono stati negli ultimi 2 anni, quali sono i lati, diciamo, positivi, quello che ci possiamo, come dire, tenere. Una volta che, se un giorno finirà, quando finirà, ritorneremo alla normalità, quindi vedremo quello che diciamo i lati positivi di quello che ci possiamo portare con noi, oppure invece no. Ecco, voglio fare dopo questo esperimento, diciamo con voi. Se avete qualche idea, volete darci anche qualche spunto, qualche idea, fatelo pure, ragazzi. Ci potete sempre contattare al nostro indirizzo email, ci potete contattare su Twitter, siamo presenti dappertutto, ragazzi, ci trovate ovunque, basta cliccare Radio Carro e noi arriviamo. Quindi non è un problema, ci contattate e ci dite, guardate, per me cose positive che ha portato alla pandemia, che ne so, è il lavoro da casa, lo smart work, un esempio, ecco. L'altro dice, per me cose negative che ha portato, che ne so, il fatto che avremo paura nell'abbracciarsi e di darsi un bacetto, per esempio. Facciamo un po', mettiamo su un piatto della bilancia e vediamo. E vediamo in realtà, visto che una cosa del genere chiaramente porterà gioco forza a cambiare non solo le nostre abitudini, ma proprio a cambiare la nostra vita, e fidatevi che sarà così, ecco, cosa succederà nei prossimi anni anche una volta a crisi finita. Ecco, vorrei fare questo giochetto nei prossimi giorni insieme a voi. Ti ripeto, non so, nella giornata di domani, vediamo un po', ecco, quando sarà. Però, insomma, a breve sicuramente faremo questo giochetto. Per me oggi è tutto, ho detto che mi prendevo poco tempo, poco spazio, anche perché, ragazzi, sinceramente, è vero che nella macchina fa caldo e si sta bene, perché nella macchina fa caldo, ci arriva il riscaldamento e tutto quanto, però sapete che c'è, guidare con la nebbia abbastanza fitta, -8 di fuori praticamente, quindi ogni tanto devo tirare, ecco, tirare il cristallo perché si ghiacciano praticamente i vetri, e osservare di fianco la strada praticamente, qui c'è una landra di ghiaccio praticamente dappertutto. È una cosa che mi fa stare abbastanza nervosetto, vi dico la verità, anche perché non è questa proprio una nebbia di gelo, dovuta appunto al gelo, alle temperature basse. Però, ragazzi, se l'ostacolo, il pericolo lo vedi sempre, non dico all'ultimo momento, ma lo vedi in ritardo, sicuramente non è una cosa buona. Quindi per oggi, ragazzi, è tutto, vi ho fornito 2 belle notizie, quindi non mi dite che sei sempre al solito pessimista o quant'altro, perché non è vero, non è vero. Io vi abbraccio tutti quanti, tutti i miei ascoltatori, un bacio come sempre alle mie ascoltatrici, mi raccomando, fate i bravi, Noi adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi subito l'intervento di Omar. Ascoltatelo, perché
ripeto, io non l'ho ascoltato e sono molto curioso di sentirlo, perché probabilmente ci daranno risposta per quante erano le mie domande appunto fatte ieri. Allora, abbiamo messo dentro, ah ragazzi, andiamo ad ascoltarci questa canzone qua, un classico di Jon Bon Jovi. Sicuramente mia moglie non sarà contenta, perché non sopporta Bon Jovi, però come si dice, chi se ne frega, e noi ce l'ascoltiamo tutta. Ciao a tutti, mi raccomando, ripeto, fatti bravi, noi ci sentiamo domani come sempre qua su questi microfoni. Ciao Radio Carro, la radio che spacca. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a
Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben... iniziamo bene stamattina. Però non lo levo, lo tengo così, perché questa è Radio Verità. Sono uno scemotto perché continuo a fumare avendo mal di gola. Va bene. Tratto dal film Lui è peggio di me, tra io e Maurizio. Mamma mia, che brutto vizio che abbiamo. Comunque, va bene, abbiamo esordito così oggi. Oggi di cosa parliamo? Ma oggi, come al solito, è anche bello dire un po' di tutto e un po' di niente. Quindi partiamo con... fa freddo. Io nella mattinata di ieri sono uscito di casa, erano le 7:30, ma facevo un freddo. Avevo la macchina che era praticamente in stato di... ero in stato di ibernazione, perché era la mia vettura è di colore nero, era completamente bianca. Una cosa... vabbè, perché parto con questo discorso? Perché mi collego a ciò che ha detto ieri Maurizio sulla... e mi ha fatto delle domande che adesso, per quello che, come dico io, per quello che so, risponderò. Allora, c'è da dire una cosa, mi hanno chiesto la differenza tra motore benzina e motore diesel, questi, diciamo, poverini, abitare in un paese che ha quelle temperature, le vetture, come detto da lui, è sicuramente così, perché Maurizio prende informazioni, poi l'ha guardato via YouTube, che devono praticamente tenere le vetture accese H24, perché se no è un problema. E qual è la mia risposta? Allora, il problema dove sta? C'è un discorso dietro da fare. Quando, ad esempio, noi abbiamo la nostra vettura, no? Siamo costretti, come se noi ci immedesimiamo nei loro abitanti, ovviamente, a parte che la mia domanda d'inizio è: ma è possibile che non c'è nessuno che abbia un garage? È ben coibentato che la vettura riesca almeno a spegnerla? Vabbè, a parte questa ridicola battuta, il problema dove sta? È che un motore può rimanere acceso tante ore e non ha un consumo. C'è il motore, sai, dopo tanti chilometri, è un motore usato, un motore sfruttato, assolutamente. Forse voi non vi immaginate, oppure diciamo alcuni non sanno, che la criticità, il consumo di un motore avviene quando viene messo in moto. Noi pensiamo, magari noi riteniamo che una vettura gli vengono date quelle accelerazioni, non so, per un sorpasso, e si dice la vettura come l'hai tirata, ma sai, si rovina. Assolutamente no, ovvio, se la cosa è eccessiva, ovviamente. Però il tirare la vettura, anzi, specialmente nei motori benzina, non fa male. Cioè, ovviamente, se la cosa deve essere una cosa normale, giusta, ecco, la parola deve essere una cosa giusta. Il punto di criticità di un motore è proprio nella accensione. Mettiamo caso che noi la vettura è una settimana che non la usiamo. Andiamo in macchina, prendiamo, accendiamo, visto, parte subito. Sì, però c'è da fare una considerazione. Se questa vettura noi l'abbiamo tralasciato la problematica di aver sostituito l'olio nel chilometraggio giusto, che anche qua c'è un altro errore da considerare,
la molecola dell'olio col tempo si consuma, quindi il suo lavoro in sé non lo fa ottimamente. Quindi dopo una settimana che io lascio la vettura ferma con un olio, chiamiamolo un olio esausto, non mi va più a proteggere le parti, cioè tra chiamiamole leghe, tra il materiale, tra il ferro, ok, mettiamola così. Quindi non lavora, e quando noi andiamo a accendere la vettura, ecco che avviene lo sfregamento dei materiali, quindi il consumo. Quindi non è vero che tirare la vettura si fa male, no, perché se voi fate, allora torniamo indietro un passettino indietro, quando uno dice quanti chilometri ha la vettura per cambiare l'olio, in teoria andrebbe messo il contatore, perché se noi facciamo, perché la nostra macchina percorre un totale di 100.000 km, ok? Ma l'olio non ha lavorato per 100.000 km, l'olio ha lavorato al minimo per 110.000 km. Quindi, perché quando siamo fermi al semaforo, il motore continua a girare. Quando scendiamo al mattino e fa freddo, quei 10 minuti, quei 5 minuti che la teniamo la vettura accesa, nel tempo quei 5 minuti diventano alla fine cosa? Non più minuti, ma giorni, e nel passare del tempo diventano settimane, intere mesi. Quindi in teoria andrebbe messo il contatore. Vabbè, anche questo mi ha spiegato. Quando scusate, è la sigaretta. Stavamo dicendo, molti motori, specialmente quelli industriali e navali di una volta, però adesso non credo che, quelli dell'aeronautica, specialmente quelli ancora i cari vecchi monoplano con motore a corona, che sono 8-9 pistoni, se voi ci fate caso, prima di, anche i motori sommergibili, questo perché l'ho visto fare, quando c'è ancora i vecchi motori diesel, prima di metterlo in moto attivano una pompetta. Quella pompetta serve proprio a pompare il primo olio nel motore, perché dopo una lunga fermo, diciamo, dopo una lunga periodo di fermo del motore, ovviamente l'olio decade tutto nella coppa. Allora prima di metterlo in moto si pompa il motore, l'olio al motore, in modo tale proprio per evitare questo minimo consumo. Ma c'è, allora, e questa è la prima domanda detta da Maurizio, giusto? Perché è meglio, allora, in questo caso meglio diesel o benzina? I motori diesel sono più portati a fare questo tipo di, chiamiamolo sforzo, di essere acceso continuamente. Qua c'è da considerare anche una cosa, adesso non lo so se si vedono tutte le vetture sia benzina che diesel a iniezione elettronica, però se non lo fosse per il motore a benzina, ecco che qua il motore a benzina avrebbe qualche problemino in più, perché un motore benzina ancora alimentato a carburatore, nel tempo il motore a carburatore andrebbe fatto proprio questa problematica qua, cioè ogni tanto il motore andrebbe tirato per la spillatura dei carburatori. Forse il carburatore che cos'è alla fine? È quello che miscela aria benzina, ma tutto viene fornito da degli spilli, perché alla fine la benzina passa negli spilli. E dice va bene, nell'iniezione, però a differenza tra l'iniezione del carburatore, che lì c'è nel motore a iniezione, cioè praticamente la centralina fornisce la giusta quantità di aria benzina e viene spruzzata all'interno della camera di scoppio. Il motore invece benzina a carburatore, e non è così, c'è questa piccola differenza. Quindi il motore benzina a carburatore soffrirebbe di più, il motore di iniezione meno, perché poi ovvio che viene il motore carburatore a
a tutte delle altre problematiche di ingolfamento per il motore e benzina a carburatore. Finché va, lui andrà sempre, però non rende. Tenerlo sempre al minimo non va più bene. Dopo un periodo va di nuovo il carburatore, va di nuovo registrato. C'è proprio questa, le spillature, vanno pulite le spillature, perché una volta il carburatore si metteva lì in meccanico, lo facevo anch'io, con il classico cacciavite, ti smonta lo spillo di massimo e lo spillo del minimo, si soffiava all'interno, ecco che magari quelle piccole particelle che sul motore a carburatore davano proprio sul lato spillatura si facevano, ma non è che ostruivano, ma anche se ostruivano minimamente dava problemi alla carburazione. Invece l'impianto a iniezione, e invece la miscela aria benzina viene spruzzata, quindi c'è un lavoro in più e quindi viene gettata all'interno e non differentemente da dalla carburazione. Quindi in questo caso, se dobbiamo mettere quel tipo, che tipo di motore usare per un lavoro di tenerlo acceso per giorni e giorni, è molto meglio un motore diesel. Credo, Maurizio, di averti dato le giuste spiegazioni, come solito, come richiesto sono qua ogni tanto. E poi vabbè, non mi fermo qua, perché oggi, ieri ho ascoltato come sempre, con buona abitudine, a lavoro, io accendo l'automezzo, tac, applicazione Radio Carro, e quindi, ma poi non ti devi scusare per ciò che è successo ieri, no? Puntata 1, parte 1, parte 2, non è mai, quanto tempo è? Facciamo anche 6 mesi, 1 anno? Ricordo che sia mai successo questo tipo di problema, quindi ma vai tranquillo. L'unica cosa che mi fa specie che tu mi dici che hai visto un bambino. Questo sì, io non so, magari in quei momenti di dormiveglia, perché veramente il Milan ha giocato veramente male, Matte. Questi palloni, ma specialmente gli ultimi 10 minuti, era proprio un dar via la palla a viva il parroco, ma non c'è, per me Pioli non ha scuse, anche se oggi googolando si leggono le frasi dette da Pioli, le mancanze, vi ripeto, sono filo milanista, ma quando c'è da criticare io critico, quando c'è da fare i complimenti li faccio volentieri. Qua Pioli non si può, come si dice in gergo, arrampicarsi sui vetri. Hai giocato male, hai gestito male la partita, l'hai preparata male, ecco, questa è la parola giusta, hai preparata male. Poi la considerazione della Roma, io ho visto i risultati, gli highlight, e poi bello, vedete come dico io, ho criticato il mio, però mi è piaciuto quell'abbraccio tra il giocatore della Roma e Mourinho, giovane ragazzo, Brabham, non mi ricordo, quindi non lo dico, Brabham, beh, come con quello che è, quelli sono i gesti belli dello sport, no? Vabbè, poi non ho parlato della campionessa, questa ragazza fantastica, ha vinto di nuovo con gli sci, la coppa. Un altro applauso bisogna fare alle ragazze e anche ai ragazzi dello sci. Poi vabbè, ho visto venerdì sera o sabato sera c'era il Gazzetta Award, che hanno premiato tutti i ragazzi, gli sportivi dell'anno. È stata una bella cerimonia. Mi è piaciute le parole dette di Bebe, perché presentava lei. Io l'ho visto, non è che abbia visto tutta la trasmissione, però per quello che ho visto c'era lei, e veramente messo, parlando dei Paralimpici, è stata veramente una ragazza, no? E una ragazza fantastica, per le parole che dice, ha fatto i complimenti tutti ai suoi, cioè, giustamente sono compagni, no, di sport, per tutti gli sportivi come lei, quei ragazzi che ci hanno onorato
alle Paralimpiadi e ha fatto veramente dei complimenti ai ragazzi del nuoto, perché dice: le parole sono state, e vi ripeto che mi hanno commosso, e grazie a loro che veramente l'Italia è diventata grande, perché hanno veramente riempito il nostro medagliere. E qui c'è da fare una riflessione, come, e l'ho detto tempo fa, no? Andiamo a fare le Olimpiadi, le Paralimpiadi, ma tutti questi ragazzi fanno degli sport che noi abitualmente non vediamo mai. Vabbè, io, avete mai visto il lancio del peso? Un atleta che si allena al lancio del peso, avete mai visto? No. O al tiro, come si chiama, con il bastone con la punta, l'avete mai visto? Io, ci sono sport che questi ragazzi praticano, ovviamente le piscine sono quelle dedicate, per la scherma ci sono palestre dedicate, perché devono avere ovviamente determinate caratteristiche. Però se andiamo a fare a ragionare su alcuni tipi di sport, cioè questi ragazzi lavorano mesi, giorni, mesi, anni, cioè proprio all'oscuro di tutti, e dopo saltano fuori, fanno la prestazione, e così. Ed è veramente una cosa che mi fa riflettere. A differenza, sai, qui in Italia calcio, sì, basket, pallavolo, ci sta, però sono quei tipi di sport che noi vediamo alle Olimpiadi, dove io sinceramente non ho mai assistito a un allenamento o sia passato da un centro sportivo a vedere un tipo di allenamento. Ecco, questo è da dire. Poi vabbè, termino con la Formula 1. Ci sono varie notizie, qui addirittura si esagera, ancora si parla di Abu Dhabi, di Toto Wolff, Hamilton, Masi e tutto il reparto Red Bull. C'è ancora anche da dire qualcosina sulla Ferrari. Addirittura Toto Wolff scrive: voglio la testa di Masi, la Red Bull, perché dice che non è stato giusto come ha diretto, diciamo, oppure abbia fatto l'ultimo Gran Premio, cioè come è stato gestito da Masi. Quindi dall'altra parte della barricata c'è la Red Bull, che dice praticamente se viene tolto il mondiale loro si ritirano, perché c'è anche questa voce che Toto Wolff stia veramente inasprendo e battendo a tutte le porte della federazione non per riuscire a strappare il titolo alla Red Bull e portarlo in Mercedes. Come detto, la Red Bull respinge il tutto dicendo che ormai i giochi sono fatti. Ma quello che è stato detto da Red Bull è veramente una cosa che, vi ripeto, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, che anche Red Bull dice: scusate, non è che sono errori fatti da noi scuderie, qui lui ha messo in piedi questa cosa qua che fa riflettere, dice, ma non sono errori fatti da un pilota o da una scuderia, è come lui ha, vi ripeto, gestito, interpretato il regolamento. Ovviamente ultima gara, cioè in calo mondiale, però lì ci voleva una persona di esperienza, cioè cosa ne colpa ne ha la Red Bull? Se mettiamo le cose al contrario, se fosse stato che Verstappen aveva già il titolo in mano e succedeva questo e andava a favore di Hamilton, ovviamente credo che ci sia stato un reclamo da parte di Red Bull, ma credo che sia normale un certo tipo di atteggiamento. Quindi vabbè, adesso addirittura Hamilton si vorrebbe ritirare. In un'intervista Verstappen dice praticamente, e qui giovane ma già ha capito tutto della vita, dice veramente, cioè vai via te, mi ritiro anch'io, perché uno all'altezza che riesca a combattere, dato vabbè le prestazioni di vettura, ma anche è l'unico che può, e speriamo che sia così, e credo che sia così, visto che sennò mi darei Russell alla prossima stagione. Se dovesse mancare Hamilton,
io dico che l'unico che potrebbe infastidire Verstappen sia Russell. Se non troviamo una McLaren con Norris eccezionale, speriamo, come si dice, di questa Ferrari ritrovata con questa nuova modalità di Formula 1, perché è una nuova modalità, ma sono tutte uguali, non le fanno più loro, le fa uno, sono tutte stampate queste vetture, quindi dice hai lavorato e modifica, no, le macchine sono tutte uguali, cambierà solamente il colore, ovviamente il cuore di tutto, che è la parte ibrida e termica, verrà fatto dalle scuderie, sì, dicono nei test effettuati che è una grande Ferrari, ma io è anni che sento la Ferrari prima nelle prove, quest'anno, e poi alla fine dei grandi bluff. Spero che qui abbiamo risettato tutto alla fine, no? Tranne, come dico io, tranne nel regolamento, ecco, uno sforzo potevano farlo, eliminare tutte queste regole che non servono a niente, cioè è brutto dirla così, però alla fine ti complicano la vita. Bisognerebbe essere più pratici e in questo caso è non interpretare il regolamento, ma al momento giusto mettere mano al regolamento e dire ascolta, è così, sì, hai fatto così, il regolamento cosa dice? È questo, hai sbagliato, sì, ora squalificato, ma oppure punti di penalizzazione, drive-through, però vi ripeto, alla base di tutto che un regolamento deve essere impugnato e rispettato e non interpretato. Comunque vabbè, queste sono le notizie della Formula 1, anche qui vedi alla fine c'è tanta aria fritta, perché alla fine è aria fritta, ma il titolo è andato a Verstappen, come dico io, da entrambe le parti hanno sbagliato durante la stagione, secondo me molto più la Mercedes, una Red Bull in certi casi messa sotto pressione, però ha reagito bene sia come scuderia, sia Verstappen l'ha fatto veramente, è cresciuto tanto questo pilota, è cresciuto veramente tanto questo pilota, ha un segno di maturità, addirittura il padre, googolando, dice che a un certo punto lui, prima che finisse la gara, lui se n'era andato dal circuito. Scaramanzia, chiamiamola come vuole, chiamatela come meglio credete, però il gesto del padre è detto non voglio vedere il finale, questo finale, perché un pilota esperto come lui. Vabbè, poi cosa dire? Credo di faccio come il commerciale, come i ragionieri, no? Tiro una riga e faccio il totale. Credo che anche per oggi sia ecco, le risposte al nostro Maurizio le abbiamo date. Un po' di calcio di Formula 1 ne abbiamo parlato. Quindi come solito dico tutto qui, da parte mia e da tutto il gruppo di Radio Carlo, noi vi auguriamo una buona giornata e mitica, non si può fare a meno, è veramente fare un applauso e a tutte le persone che fanno volontariato, tutte quelle persone che fanno volontariato. Buona giornata a tutti. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Suppressed by all my childish fears.
that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real. There's just too much that time cannot. To hear.